Guido è una persona, io dico sempre che è il genio e la sregolatezza, è una persona che ha saputo dare molto a Piacenza sia a livello sportivo ma anche a livello chiaramente lavorativo. Vulcanico, pieno di idee, pieno di interessi, pieno di voglia di fare, di passione per il suo lavoro. Vulcanico, esuberante, direi assolutamente iperattivo sotto tutti i punti di vista, sia nell'attività lavorativa che in quella sportiva, insomma sono i fatti che lo dimostrano. Sicuramente una persona determinata. Io lavoro con lui ormai da 10 anni. Diciamo che la Copa prima è una società piccola e diciamo, l'impero che oggi è comunque la società grande, le dimensioni che ha raggiunto, molta diciamo lo dobbiamo a lui. Un vulcano di idee, lo sanno bene i suoi più stretti collaboratori, ancora meglio i giocatori che ogni domenica scendono in campo. Guido Molinaroli ha avuto il merito di portare in alto il nome di Piacenza nella pallavolo che conta, facendo conoscere una realtà nota a pochi ed ora in grado di attirare tifosi da ogni parte d'Italia. Lo testimoniano gli abbonati di quest'anno al Palabanca, record storico per la società, 4.000 le presenze costanti sugli spalti a seguire le gesta dei biancorossi. La città si è innamorata di questa squadra grazie alla passione e alla volontà del suo presidente. Devo dire che a livello sportivo non si può sicuramente fare nessun appunto all'impegno che ha profuso e i risultati della squadra lo dimostrano, insomma non si può sempre vincere, ma spero che ci sia tempo anche per quello. Quando siamo andati nel mondo del basket per me è stato veramente diciamo un sogno, per cui questo ha avuto il mio appoggio pieno e totale, ma del resto anche sul resto basta pensare che lui ha costruito il palazzetto, per cui quando si mette in testa una cosa riesce a raggiungerla sicuramente. Non si perde una partita della sua squadra, con l'immancabile sigaro in bocca come se fosse un gesto scaramantico. Difficile vederlo seduto in tribuna, preferisce sempre stare vicino alla squadra, avere un contatto diretto con i giocatori, segno inconfondibile della passione che lo lega a questo sport e che ora lo ha catapultato anche nella realtà della pallacanestro. Con lui diciamo che il brivido non manca mai, sia sotto l'aspetto sportivo che sotto l'aspetto lavorativo. Chiaramente è una persona a cui piace il rischio, e attraverso il rischio siamo riusciti a crescere. Molto legato alla città di Piacenza e alla provincia di Piacenza, quindi quando fa queste iniziative, quando ha iniziato il percorso con la pallavolo e anche con altri sport, l'ha sempre fatto anche con un occhio legato al fatto che potrebbe essere un'opportunità non tanto e non solamente per un'azienda, ma per un intero territorio, per una comunità. In ogni angolo dell'azienda non può mancare un poster della squadra, ma anche maglie e gagliardetti di ogni tipo e di trofeo vinto nella stagione 2005-2006 ben in vista nel suo ufficio, la Top Teams Cup. Ed ecco un consiglio per il presidente del Copra Nord Meccanica che arriva dai suoi più stretti collaboratori. Guido, vinciamo qualcosa. Se gli faccio in bocca al lupo, faccio in bocca al lupo anche a me, nel senso che è la stessa cosa più o meno. Le fortune dell'azienda sono anche le fortune di chi ci lavora, quindi mi rompe sempre le scatole, però che fondamentalmente gli voglio un po' bene.